Ricordiamo poi mister Davor Jozic, che è uscito dalla ex Jugoslavia a 27 anni per andare a giocare nel Cesena. Francesco, parola a te, perché credo che tu gli voglia fare domande maggiormente sulla stretta attualità, ma poi sulla Sì. Marcord ci sono tante cose, quindi gli chiederemo ancora molto. Certo, mister, io le faccio una domanda su Edin Dzeko, perché quest'estate è stato a lungo corteggiato dall'Inter, ma poi ha deciso di rimanere a Roma firmando anche il rinnovo del contratto. Ora che sono passati quasi 3 mesi, secondo lei ha fatto bene ad accettare di rimanere nella capitale avendo un ruolo da leader, o era meglio passare all'Inter per puntare appunto allo scudetto, pur non avendo magari un ruolo proprio da protagonista? Secondo me è stata una scelta difficile, però una scelta un po' aiutata anche dalla sua famiglia. Lui ha preferito rimanere dove si trova bene, dove secondo lui poteva rendere meglio. Ecco, magari ha visto anche il progetto della società che ci voleva anche rafforzare, ringiovanire e tutto il resto, e poi secondo me è rimasto volentieri, infatti per le sue prestazioni. Perfetto. No, ma tra l'altro poi io non sono così sicuro che Edin Dzeko non si sarebbe ritagliato il suo spazio all'Inter, perché poi parliamo di uno, a mio parere, di uno dei migliori attaccanti del mondo e secondo me non ha nulla assolutamente da invidiare sia a Lukaku che a Lautaro Martinez, che è un giocatore sì importante ma che si sta lanciando soprattutto quest'anno. Quindi poi Dzeko secondo me all'Inter avrebbe E Conte lo trovato, voleva, Conte Conte lo voleva già ai lo tempi del Chelsea. voleva, appunto. Sì. Anche perché Dzeko ha un grosso pregio che secondo me è un giocatore capace di giocare con tutti insieme, sia con Lukaku che con Lautaro, insieme con gli altri, adesso a Roma. Cioè, è un giocatore intelligente che si adatta a tutti i sistemi di gioco, a tutti i compagni dell'attacco. Sì, praticamente poi lo abbiamo visto ad esempio con il Manchester City, dove ha giocato con qualsiasi tipo di attaccante con caratteristiche diverse. Ha giocato con Balotelli, ha giocato con il Kun Aguero. Insomma, Dzeko dal punto di vista dell'adattamento non gli si può dire assolutamente nulla.